Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Sapete ormai della mia passione per i gialli e i cold case? Questo in particolare è ricco di colpi di scena e ambientato nella Torino borghese degli anni 90. Oggi vi parlo dello strano caso di Marina di Modica. È il 1996, siamo a Torino e Marina di Modica è una bella donna di 39 anni, di buona famiglia, con una vita piena e soddisfacente. Una donna schiva e riservata, ma con tantissimi interessi, specie per i viaggi e lo sport. A partire dall'8 maggio del 1996, però, Marina di Modica non darà più notizie di sé. Marina di Modica nasce a Torino il 19 giugno 1957. Appartiene a una famiglia di professionisti. Il padre, Gaetano di Modica, è docente universitario di chimica, presidente dell'Accademia di Scienze. Con la passione per la vela e il volo, passioni che condivideva con la figlia. Marina è figlia di genitori separati e instaura una grande amicizia con la seconda moglie del padre. Con la madre, invece, i rapporti erano sì affettuosi, ma le divideva sia un'incompatibilità di carattere, ma anche il fatto che la madre di Marina fosse affetta da disturbo bipolare. Non so dire se ai tempi questo disturbo fosse adeguatamente curato, ma di certo ha influito nel rapporto fra madre e figlia. Marina di Modica aveva una folta capigliatura rossa, occhi verdi che nascondeva dietro grandi occhiali, era una brillante logopedista e prestava servizio presso una USL, come si chiamavano ai tempi le attuali ASP. Alle spalle anche una borsa di studio negli Stati Uniti. Era molto amata dalle colleghe e aveva tanti amici. Da ragazza era estremamente timida. Famosa rimase la sua scena muta all'esame di maturità e forse anche per questo suo carattere ritroso ed estremamente riservato era ancora single. Serena nella sua condizione ma assolutamente aperta a una relazione. Unico rammarico quello di non essere diventata madre. Era però anche molto selettiva sia con le amicizie ma soprattutto con gli uomini da frequentare. Marina viveva da sola in un appartamento di sua proprietà in Via La Rocca, a due passi dal lungo Po Armando Diaz. Marina era molto metodica, precisa, quasi fino a sfiorare la maniacalità. Molto abitudinaria, ad esempio, ogni lunedì sera invitava a cena l'adorato padre insieme alla moglie. Inoltre annotava tutto su un'agenda, spese da fare, appuntamenti, era sempre estremamente puntuale. Ecco perché, quando la mattina dell'8 maggio 1996 la donna non si presenterà a un'importante riunione di lavoro, la collega Paola Guglielmino si allarmerà immediatamente. Paola, intorno alle 15:30, chiama il padre di Marina, appena rientrato da un volo in Aliante. Al padre comunica che quella mattina Marina non si era presentata a un'importantissima riunione di equipe su cui le due colleghe avevano lavorato alacremente nei giorni precedenti, né tantomeno aveva avvisato che sarebbe mancata. La stessa Marina, il giorno prima, cioè l'8 maggio, mentre usciva dall'USL, si era raccomandata con la collega di non fare tardi a quella riunione. Era davvero strano, non era da Marina. Tentano anche di chiamare al numero di casa, ma dopo due squilli si inseriva la segreteria telefonica, segno che Marina non era in casa. A quel punto il padre, insieme con la nuora, si porta in Via della Rocca all'appartamento della donna, di cui aveva una copia delle chiavi. Una volta dentro, appurano che l'appartamento era completamente con un disordine diffuso, tipico di chi è appena tornato a casa, ma riesce subito dopo e non ha tempo di mettere a posto i vestiti o le scarpe. Marina aveva un letto sofà che solitamente teneva chiuso. Lo trovarono aperto con il copriletto e due buste di utenze da pagare sul fondo del letto. Sul lavello non c'era nulla che facesse pensare che fosse stata lì quella mattina. Niente tazze, né caffettiera, niente di niente. Era piuttosto chiaro che Marina non avesse passato lì la notte. Era tutto davvero strano. Non era mai capitato che Marina si allontanasse senza avvisare nessuno. Marina, lo abbiamo detto, era una grande amante dei viaggi e non era insolito che partisse all'improvviso, ma mai senza avvisare almeno il padre. Inoltre, tutti i suoi vestiti erano perfettamente riposti nell'armadio, compreso il passaporto, ma non solo. Tutti i suoi soldi erano integri nel suo libretto di risparmi. Dirà il padre, non si è portata dietro neanche lo spazzolino. Dove era finita Marina di Modica? Nelle ore successive la famiglia cerca di mettersi in contatto con gli amici più intimi di Marina. In particolare, vennero a sapere che proprio quel giovedì Marina aveva appuntamento con un amico con cui avrebbe dovuto organizzare un viaggio in moto in Turchia.
I due si sentono il 7 maggio. Fate attenzione a questa data perché sarà importante. E Marina gli propone di vedersi quella sera stessa. L'amico le propose invece di vedersi il mercoledì 8 maggio perché aveva un impegno. Ma Marina disse all'amico che per quel giorno anche lei aveva già un impegno e fissano quindi l'incontro per giovedì 9 maggio sotto casa di Marina. Ovviamente la donna non si presenterà all'appuntamento con l'amico quel giovedì sera. La cosa più importante, con chi aveva appuntamento Marina quel mercoledì, giorno in cui scompare? Il giorno dopo, il fratello di Marina e la moglie del padre tornano nell'appartamento di Marina, in via La Rocca. A quel punto era necessario rovistare fra le cose della donna, in cerca di un qualche indizio che potesse spiegare quella misteriosa scomparsa. Dentro una borsa in pelle trovano la sua agenda personale. Marina, l'8 maggio, aveva segnato qualcosa. Un appunto veloce, ma lo vedremo, significativo. B. Cena, Paolo per francobolli. Cosa significavano quelle parole? Chi era quel Paolo a cui si riferiva? E c'entrava qualcosa con la sua scomparsa? Di certo, il ritrovamento dell'agenda rappresenta un primo punto di svolta in questo mistero. Fu quella scritta francobolli ad accendere un faro nella mente della matrigna di Marina. Sì, perché qualche tempo prima la stessa Marina aveva trovato in casa della madre una scatola con dentro una collezione di francobolli appartenente a uno zio della madre e risalente agli anni 30. Intuendo che fra quei francobolli potesse esserci qualche pezzo raro e di valore, Marina decise di tenerli, anche perché, diceva, le dispiaceva gettare via qualcosa per cui qualcuno aveva speso del tempo per raccoglierli e organizzarli. Ma anche il fratello di Marina ebbe un'intuizione. Quel B puntato poteva stare per Bianca Tovo, una cara amica di Marina che il fratello aveva incontrato un paio di volte. Marco decise di contattarla per chiederle se per lei quelle parole potessero avere un senso. Bianca però era fuori città. Il fratello di Bianca suggerì ai familiari di Marina che l'unico Paolo di conoscenza di Bianca che poteva avere a che fare con dei francobolli era un certo Paolo Stroppiana, che guarda caso lavorava alla Bolaffi. La Bolaffi è un'azienda torinese che nasce nel 1890 dall'intuizione di Alberto Bolaffi, un appassionato di filatelia che decise di aprire un negozio per la compravendita di francobolli di valore. Diventata in più di 100 anni una delle aziende più importanti per i collezionisti di tutto il mondo. Il fratello di Marina contatta la Bolaffi e si fa passare proprio Paolo Stroppiana. L'uomo dice che sì, aveva conosciuto Marina a una cena d'amici in comune intorno alla fine di marzo. E che proprio in quella famosa cena Marina gli aveva detto di avere dei francobolli da fargli vedere. Disse anche che si sarebbero dovuti vedere, ma che in realtà non si erano mai messi d'accordo per vedersi. E di certo non si erano visti quel mercoledì. Un momento, ma perché Marina avrebbe segnato in agenda un appuntamento che in realtà non era mai stato confermato? Anzi, a detta dello Stroppiana, neanche fissato. Non era da Marina farlo. Lo abbiamo già detto, Marina era una donna molto precisa, metodica. Mai avrebbe segnato in agenda qualcosa senza esserne assolutamente certa. Se fosse come dice Stroppiana, pensano i suoi familiari, avrebbe depennato l'appunto. Paolo Stroppiana sta mentendo o esiste un altro Paolo che ha a che fare con dei francobolli? A quel punto i familiari sono nella disperazione più totale e finalmente vanno alla polizia a presentare denuncia di scomparsa. Contestualmente, gli amici di Marina si mettono alla ricerca dell'auto della donna, una Y10 Amaranto. Tutto città alla mano, si divisero le zone per battere la città palmo a palmo. L'auto alla fine venne ritrovata nei pressi dell'ospedale Mauriziano. Di Marina, ahimè, neanche l'ombra. L'auto non presentava segni di scasso e l'abitacolo era perfettamente in ordine. Elemento che però stonava con il consueto disordine all'interno dell'auto di Marina, che la donna usava quasi come un ufficio. Dallo stato delle ruote, asciutte dalla parte coperta, intuirono che la macchina fosse ferma da mercoledì, dato che dal giovedì iniziò a piovere molto e se mai l'auto fosse stata in marcia in quei giorni, le ruote sarebbero state bagnate nella loro interezza. Ma ricostruiamo le ultime ore di Marina. Cosa ha fatto? Chi ha visto quel mercoledì 8 maggio prima di scomparire? Dalle testimonianze di amiche, amici e familiari venne fuori che Marina fosse molto serena in quei giorni. Il martedì aveva avuto una lunghissima conversazione con una cara amica a cui aveva parlato dei suoi progetti futuri, fra i quali l'imminente compleanno. I suoi primi 40 anni che avrebbe festeggiato nella villa di famiglia.
Le parlò anche del viaggio in Turchia in moto e di altri piccoli progetti di vita che la donna voleva mandare in porto. Sempre quel martedì era stata dal parrucchiere, piega e tinta rossa, come sempre. Il mercoledì, dopo essere uscita da lavoro, aveva anche acquistato dei collant nuovi e un nuovo paio di scarpe, la cui scatola vuota era stata ritrovata in casa con accanto lo scontrino. Secondo i familiari che conoscevano bene Marina, è certo che quella sera Marina avesse avuto un appuntamento. Marina era molto parsimoniosa, mai sarebbe andata dal parrucchiere e avrebbe comprato delle scarpe lo stesso giorno, e di certo non per incontrare i soliti amici. Probabilmente era uscita con qualcuno sul quale la donna voleva fare buona impressione, presumibilmente un uomo. Gli investigatori non esclusero alcuna pista, compresa quella dell'allontanamento volontario, che venne però presto scartata dopo il ritrovamento dell'auto. L'unico vero indizio che rappresentava un elemento concreto su cosa avesse fatto Marina la sera dell'8 maggio era sempre e solo quell'appunto di Marina, cena Paolo per francobolli. Chi investigò però per moltissimo tempo girò attorno a quel biglietto senza davvero andare a fondo alla questione. Addirittura si pensò che quel cena, giacché scritto in maiuscolo, potesse rappresentare un cognome. Si perse tempo quindi a ricercare un certo Paolo Cena che avrebbe transitato da Torino in quei giorni e che ovviamente avrebbe dovuto essere un filatelico. Venne poi seguita un'altra pista. Venne trovata una ditta, la Filtor, che si occupava di compravendita di francobolli, tra le altre cose, e che aveva fra i suoi soci un uomo di nome Paolo Gestri. Da accertamenti venne fuori che l'uomo era in possesso di una Smith & Wesson, regolarmente detenuta, e che l'auto dell'uomo veniva regolarmente parcheggiata presso una rimessa in via La Marmora, a pochissimi passi da dove venne ritrovata l'auto di Marina Di Monica, nei pressi del Mauriziano. Il titolare della rimessa ricordò di aver visto una donna dai capelli rossi che spesso si accompagnava al Gestri. Quando gli mostrano la foto di Marina, l'uomo riconoscerà la stessa donna vista spesso in compagnia del cliente. Per un attimo si sperò di aver imboccato la pista giusta, ma a colpo di scena la misteriosa donna venne presto identificata e di certo non si trattava di Marina. Tutto da rifare. Ma mistero nel mistero, appena un mese dopo la scomparsa di Marina, la donna diede un segno di sé. Infatti una voce di donna che si presentò appunto come Marina Di Modica prenotò un esame presso un ambulatorio ginecologico alle Molinette. Un esame particolare a dire il vero, l'OGGT, che attraverso lo studio della curva glicemica riusciva a stabilire se una donna fosse affetta da diabete gestazionale. Ma quindi Marina non solo era viva, ma era anche incinta. La donna lasciò un recapito telefonico che non corrispondeva all'utenza di Via La Rocca, bensì a un appartamento che era in uso alla madre di Marina e la cui utenza era intestata alla stessa Marina. Le persone più vicine alla locopedista esclusero categoricamente che potesse essere incinta, in primis perché erano mesi che la donna non aveva relazioni né durature né occasionali. Sebbene su questo punto io sono un po' scettica, cioè non penso che Marina confidasse proprio tutto di sé anche agli amici più stretti. Ma soprattutto lo escludevano perché mai Marina, salutista integerrima, avrebbe pensato di affrontare un viaggio in moto sapendo di essere stato interessante. In ogni caso, la sedicente Marina, che chiamò per fissare quell'esame, non si presentò mai in ambulatorio. Quella chiamata era frutto di un macabro scherzo o qualcuno voleva confondere le acque facendo credere che Marina non fosse affatto sparita? Quel pensiero accarezzato dal papà di Marina di saperla al sicuro e con un bambino svanì molto presto, lasciando il posto a una rinnovata angoscia. Ben presto venne fuori l'ennesima pista. Un commissario di polizia venne a conoscenza da un suo amico, l'ex assessore all'ambiente Corrado Scapino, che la Di Modica fosse finita in un brutto giro, che fosse caduta nel tunnel della tossicodipendenza e che forse si trovava con la persona che abitualmente le cedeva le sostanze. E indovinate chi rilasciò queste strane confidenze allo Scapino? Proprio lui, Paolo Stroppiana, l'uomo che per primo era stato identificato come il Paolo dell'appunto in agenda. Ma neanche questa strana circostanza spinse l'inquirente a indagare in quella direzione. Il tutto venne bollato come chiacchiera da bar da parte di un personaggio un po' ambiguo, ma completamente estraneo alla vicenda. Spunta anche la pista mistica. Accade infatti che una donna si recò in caserma per riferire al tenente dei carabinieri Tritto di aver fatto un viaggio negli Stati Uniti a trovare la figlia che viveva lì e che conosceva Marina Di Modica.
Le due si recano da uno sciamano, il quale venne posseduto dallo spirito di Marina, che attraverso lui comunicò alle due donne dove avrebbero potuto trovare i suoi resti, e cioè presso un campo a Pinerolo, in un punto dove si intersecava una strada sterrata e un fiumiciattolo che andava a formare una porzione triangolare. Il tenente prese una mappa di Pinerolo e in effetti questo punto di intersezione esisteva davvero. Adesso mi viene una riflessione così distinto. Ma chi ha detto al tenente Tritto che effettivamente queste due donne avevano visto uno sciamano? Cioè, queste erano piemontesi, quindi probabilmente conoscevano quel tratto di territorio. Non lo so, ragazzi, cose strane. In questo caso le cose strane non mancano, ve lo giuro. A quel punto la zona venne circoscritta e si iniziò a scavare lungo tutto il perimetro indicato dal fantomatico sciamano, che secondo me non esiste sto sciamano. Vabbè, mia opinione. Ahimè, dopo settimane di scavi, niente fu trovato. Marina di Modica era ancora ufficialmente dispersa, anche se ormai tutti ritenevano che Marina fosse stata uccisa e il suo corpo occultato. Ma perché allora ci sono voluti 9 anni perché si arrivasse a una svolta? Si disse perché quello della di Modica non era un contesto delinquenziale che facesse presagire senza dubbio un finale delittuoso. In soldoni, il dubbio che la di Modica si fosse allontanata di sua spontanea volontà rimase sempre in ballo, con buona pace di chi invece lottava affinché si indagasse sulle reali motivazioni di quella sparizione, ad esempio la famiglia di Marina. Questo stallo fece sì che il caso di Marina letteralmente finisse nell'oblio. Fino al 2002, anni in cui arriva la vera svolta, che scaturì proprio da quell'ultimo gesto di Marina di Modica prima di scomparire e forse morire: usare un'altra borsa e lasciare a casa la sacca in pelle da lavoro con dentro l'agenda, che anni dopo costituirà la chiave di volta per risolvere il caso. Un'agenda che, come abbiamo visto, conteneva un appunto proprio nel giorno della scomparsa della donna: cena Paolo per Franco Bolli. Ricordate? Quell'agenda che Marina portava sempre con sé, per uno strano scherzo del destino, rimase in casa, dando un'indicazione precisa su cosa Marina avesse fatto quella sera e soprattutto su chi avesse incontrato. Non si sa bene perché il nome di Paolo Stroppiana rimase nell'ombra per molto tempo, la bellezza di 9 anni, eppure quella poteva essere una pista interessante. Per tanto tempo venne scartata per prediligere piste molto più tortuose e aleatorie. Ma perché? Forse perché ci si è facilmente fidati di quello che Stroppiana disse a Marco di Modica, fratello di Marina. Abbiamo visto come Paolo Stroppiana, alla domanda se avesse visto Marina quel mercoledì, negò assolutamente, disse: avevamo in animo di vederci, ma poi non fissammo alcun appuntamento. Ma era davvero così? E chi è Paolo Stroppiana? Paolo Stroppiana nasce a Torino nel luglio del 1957. Nel 2004 ha 47 anni. È un uomo dall'aria anonima, brizzolato, occhialetti d'ordinanza, dal passato ambiguo, legato per anni agli ambienti della destra estrema. Uomo affascinante dall'eloquio forbito, appassionato di filatelia e impiegato in un'azienda leader nel settore del collezionismo, come la Bolaffi. Si sposa a 22 anni e da quel matrimonio nascerà un figlio, l'unico figlio di Stroppiana. La moglie lo lascerà portandosi via il bambino che aveva solo 3 mesi. Ma soffermiamoci un attimo sul suo passato da terrorista nero. Paolo Stroppiana inizia la sua carriera nella lotta armata all'età di 15 anni, dando luogo ad alcuni episodi di violenza, entrando ufficialmente nei fronti eversivi dell'estrema destra all'età di 18 anni. In particolare aderirà al gruppo Terza Posizione. Viene arrestato nel 1983 dopo una rapina in un'armeria a Parigi. È accusato anche di aver ferito un carabiniere durante un'altra rapina a Torino. Proprio a causa della sua militanza nelle frange estremiste, durante la sua detenzione farà diverse rivelazioni circa i rapporti fra diversi gruppi di destra, diventando a tutti gli effetti un collaboratore di giustizia, tanto che le sue dichiarazioni assunsero un ruolo centrale durante il processo per la strage di Bologna. Ovviamente, grazie a questa collaborazione, otterrà gli sconti di pena previsti per i collaboratori. Nell'86 è già un uomo libero. Nell'87 viene assunto nella prestigiosa ditta Bolaffi. Anzi, sarà lo stesso patron della ditta, Alberto Bolaffi Junior, ad accoglierlo in azienda, in virtù di un'antica amicizia con il padre di Stroppiana.
In Bolaffi, Stroppiana fa subito carriera. Diventa consulente per l'area VIP, con il compito di proporre oggetti rari ai facoltosi collezionisti presenti nel suo carnet di clienti. Un compito prestigioso che fa presto dimenticare a tutti che fino a qualche anno prima l'uomo faceva rapine per finanziare la lotta armata di estrema destra. Si ricostruisce un nome, cercando di mantenere un profilo defilato, assumendo un aspetto da anonimo impiegato, e ci riesce brillantemente. Quello che emerge prepotente in Stroppiana è una malcelata sociopatia, intesa come disprezzo per le regole della società ed estrema mancanza di empatia, che si nasconde dietro un'area quasi bonaria, dimessa dalla vita sociale ordinaria, scandita da un lavoro da impiegato, una relazione decennale, un giro di amicizie della Torino Bene. In realtà, dietro Stroppiana si cela opportunismo, cinismo e una spietatezza nella gestione dei suoi rapporti sociali. Nei fatti, incapace di provare dei sentimenti autentici verso chiunque, specie verso le donne, che l'uomo letteralmente collezionava. In Bolaffi era famoso per le sue avventure fugaci con le colleghe, specie quelle giovani e carine. Una di loro, anni dopo, riferirà che l'uomo non era solito accettare rifiuti e che, anzi, diventava violento se solo qualcuna provava a dire di no. Verrà anche fuori che l'uomo era solito avere rapporti estremi. Ma non è l'unica ombra che macchia il passato di Stroppiana. Un altro mistero, un'altra scomparsa, un'altra donna, Camilla Bini, dipendente Bolaffi, sparisce misteriosamente nell'agosto del 1989. Camilla Bini, di origini somale da parte di madre, cordiale e impiegata a modello in Bolaffi, aveva allacciato con Stroppiana un rapporto molto molto stretto. Chiacchiere da ufficio dicevano che i due avevano una relazione. E non è difficile immaginarlo, vista la tendenza di Stroppiana nel voler conquistare quante più donne possibile all'interno della ditta. Nel 2001, proprio in seguito al clamore attorno alla vicenda di Marina di Modica, il caso di Camilla Bini tornerà in auge. Verrà sentita una dipendente della Bolaffi, che sotto interrogatorio dirà di aver avuto da Stroppiana la certezza che i due avevano avuto una relazione. L'uomo però negherà la circostanza, ma, fatto strano, non denuncerà mai la collega per calunnia. Insomma, quando Stroppiana non vuole essere messo in mezzo a questioni spinose, la sua prima spinta è quella di negare. Ma dire di aver avuto una relazione con Labini non fa di lui un assassino, quindi perché mentire? E se avesse mentito anche su Marina? Quando tra il 2002 e il 2004 gli inquirenti riprenderanno in mano il fascicolo della Di Modica, il suo nome salterà di nuovo fuori. Stroppiana, prima del 2004, venne sentito per la prima volta dagli investigatori 3 giorni dopo la famosa telefonata del fratello di Marina. Telefonata dove l'uomo negò in maniera assoluta di aver visto la sorella. Ma cosa dirà agli inquirenti quel 14 maggio del 1996? L'uomo riferisce che quell'appuntamento segnato in agenda in realtà non era mai stato concordato dai due. Stroppiana ci tiene a dire che sì, vi era l'intenzione di vedersi, ma che poi non si erano mai messi d'accordo. Durante un successivo interrogatorio il 28 maggio 1996, l'uomo confermerà di non essersi visto con Marina. Il 7 giugno, giocando d'anticipo, si presenterà spontaneamente in questura e l'uomo, per la prima volta, confermerà che i due avevano concordato un appuntamento proprio per quel mercoledì, ma che poi una fastidiosa lombosciatalgia gli impedì di presentarsi all'appuntamento e soprattutto dirà di averlo disdetto il 6 maggio tramite una telefonata presso l'abitazione di Marina. Ma perché Stroppiana aveva mentito a un disperato Marco di Modica e agli inquirenti? Dirà Stroppiana: ho mentito perché quando Marco mi chiamò, in quel momento accanto a me c'era la mia compagna Beatrice, che essendo molto gelosa non avrebbe di certo gradito sapere che avevo concordato un appuntamento con un'altra donna. Incredibilmente quella versione verrà ritenuta plausibile e l'uomo uscirà di scena, almeno fino al 2004, quando il caso di Modica tornerà agli onori della cronaca. Anche grazie alla tenacia dei familiari di Marina, convinti che la chiave di quell'intricato caso si nascondesse dietro quella maledetta agenda e quell'appuntamento fissato proprio quell'8 maggio. Proprio nel 2004, a quel punto, sarà lo stesso Stroppiana a presentarsi di nuovo spontaneamente alla questura di Torino, cercando di, come fece anni prima, di giocare d'anticipo. In quell'interrogatorio ricorderà agli inquirenti di quella convocazione del 14 maggio 1996, la prima convocazione da parte di due poliziotti,
confermerà di aver mentito su quell'appuntamento e aggiungerà anche che i due poliziotti si erano persino scusati con lui per avergli fatto perdere del tempo dietro le follie di una quarantenne che quasi certamente aveva fatto un colpo di testa fuggendo lontano. Queste ultime affermazioni la dicono lunga sulla personalità dello Stroppiana, sulla sua arroganza e sul suo spietato cinismo. Dopo una prima istanza di archiviazione da parte del PM, i legali della famiglia di Modica lottano strenuamente affinché il caso non venisse archiviato. Il GIP, titolare dell'inchiesta, riapre il caso e ordina a un nuovo PM, Onello Dodeno, di procedere con ulteriori indagini. Il PM ottiene il tabulato delle telefonate all'utenza di Marina e scopre che in effetti i due, Stroppiana e Marina, si erano sentiti telefonicamente almeno 5 volte. Due chiamate il 9 aprile. A questa seguirà una terza chiamata il 15 di aprile, un'altra il 22 e poi un'ultima volta il 6 maggio, giorno in cui Stroppiana avrebbe disdetto l'appuntamento. L'uomo viene ufficialmente iscritto nel registro degli indagati e successivamente rinviato a giudizio per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il processo di primo grado si aprirà nel 2005. La linea difensiva tenuta dai legali di Stroppiana mira a smontare l'impianto accusatorio che vuole l'uomo coinvolto solo sulla base di un appunto in agenda per un appuntamento a cui l'uomo ribadisce di non essere andato mai. Si può accusare qualcuno solo sulla base di suggestioni e ipotesi mai davvero verificate? Si può accusare qualcuno senza uno straccio di prova? Senza un corpo che provi davvero che un delitto è avvenuto? E davvero Marina di Modica non si trova da qualche parte nel mondo a condurre la propria vita? Questo si chiedono i legali di Stroppiana. A questa tesi si oppone però quella della pubblica accusa e della parte civile che con forza ribadiscono che il fatto che Stroppiana abbia mentito su quell'appuntamento lo pone automaticamente in una posizione di forte sospetto. Se davvero non c'entrava nulla, perché mentire? Come abbiamo detto, lo Stroppiana dice di aver mentito per non alimentare le gelosie della compagna Beatrice. Ma era davvero così? Cioè, Beatrice era davvero così gelosa dello Stroppiana al punto da costringere l'uomo a mentire su un fatto così importante? Beatrice, durante la sua deposizione in udienza, affermerà che, lavorando alla Bolaffi, Stroppiana aveva costantemente appuntamenti con collezionisti di francobolli, che richiedevano la sua consulenza. Dice la donna: «È vero, io sono una donna molto gelosa, ma sarebbe bastato che lui mi dicesse che l'appuntamento era per visionare dei francobolli e non avrei avuto alcun motivo di ingelosirmi. Quindi sarà la stessa Beatrice a smentirlo. E quindi perché Stroppiana ha mentito? E perché si nasconde dietro la supposta gelosia della compagna?» Altra questione scottante è l'ipotetico movente. Per l'accusa, la di Modica avrebbe rifiutato le avanze di Stroppiana, il quale, in un moto di rabbia, dovuto al rifiuto, avrebbe ucciso la donna e successivamente ne avrebbe occultato il corpo. Oppure, ed è l'ipotesi più plausibile, Marina era stata vittima di un gioco erotico finito in tragedia. Durante tutte le udienze, infatti, numerose saranno le testimonianze di ex amanti dello Stroppiana che racconteranno della passione del filatelico per le pratiche estreme come il bondage o la sua tendenza a mettere le mani al collo durante l'amplesso. La difesa cercherà di smontare l'ipotesi dell'omicidio volontario, in termini processuali molto più grave di un gioco erotico finito male, cercando di dimostrare che Marina avesse un interesse per Stroppiana e che quindi, se anche si fossero visti, la donna non avrebbe avuto alcun motivo di rifiutarlo. Marina era la preda ideale per Stroppiana, dirà il PM. Apparentemente risolta, ma emotivamente fragile, con un grande desiderio di essere amata. Una donna vulnerabile da manipolare utilizzando il proprio carisma. Una donna da usare come un oggetto per soddisfare i propri bisogni. Ma davvero Marina aveva un interesse per Stroppiana? L'amica in comune Bianca Tovo riferì durante la sua deposizione che dopo quella famosa cena avvenuta intorno alla fine di marzo, Stroppiana le confidò che secondo lui Marina aveva un interesse per lui. Interesse, testuale, che andava al di là del mero scopo di farsi valutare i francobolli, ma che anzi questi rappresentavano solo un pretesto per rivederlo. Paola Guglielmini, amica e collega di Marina, sempre a deposizione dirà che la donna le aveva confidato di aver conosciuto un uomo interessante ma stranocchio, come dirà Marina, e lo aveva conosciuto per via di quei famosi francobolli.
E in effetti, le amiche di Marina non escludono che nella donna non vi fosse la segreta intenzione di approfondire la conoscenza con Stroppiana, proprio in virtù di quella malcelata voglia di avere una relazione stabile, anche se, come sappiamo, Stroppiana una compagna ce l'aveva già. Siamo però nel campo delle ipotesi. Niente prova che le cose stessero in effetti così, e niente prova che Marina, dopo quell'appuntamento, l'ultimo, secondo l'accusa, nel corso della serata avesse trovato lo Stroppiana aderente alle sue aspettative e desideri e di conseguenza non avesse ceduto alle sue avance, scatenando la furia omicidia dello Stroppiana, a cui mai, lo ricordiamo, si poteva dire di no. E non era provato neanche dal fatto, come voleva insinuare la difesa, che la donna era andata dal parrucchiere e aveva comprato delle scarpe nuove per fare colpo. O meglio, non prova il fatto che alla fine Marina non si fosse tirata indietro. Oppure i due erano davvero finiti a letto e Stroppiana, preso dalle sue perversioni, aveva stretto forte il collo della donna fino a ucciderla. Un fatto è certo ed è lo stesso Paolo Stroppiana a confermarlo nel suo memoriale. Egli era molto attratto da Marina e, avendo intuito il carattere schivo e selettivo della donna, le aveva intessuto una tela attorno col fine di farla finire fra le sue braccia. Ma torniamo per un attimo a quell'appuntamento mancato e a quanto pare disdetto dallo stesso Stroppiana il 6 maggio tramite telefonata, come da lui riferito il 7 giugno del 1996 davanti ai poliziotti della questura di Via Verdi. L'uomo dirà di aver disdetto l'appuntamento per il sopraggiungere di un fastidioso mal di schiena che da giorni lo affliggeva, tanto da aver anche rinunciato a una gita sulle Alpi Svizzere con degli amici prevista nel weekend del 4 e del 5 maggio 1996. Questa sciatalgia era tanto invalidante che lo costrinse quindi a disdire. Alla stessa amica Bianca Tovo, dopo quel famoso 7 giugno 1996, confermerà questa circostanza, aggiungendo che non era tanto il fatto di non potersi muovere ad averlo fatto desistere, ma che paventando che la serata potesse finire in un certo modo, quella sciatalgia gli avrebbe impedito di avere rapporti intimi con Marina. Sì, credeteci o meno, Stroppiana giustificò così all'amica Bianca quel mancato appuntamento, ostentando nel farlo anche un becero macismo, di cui francamente avremmo fatto a meno. Secondo l'accusa però, questo fantomatico mal di schiena non era che una mera bugia. Stroppiana a quell'appuntamento era andato e come. È certo anche che l'uomo nei giorni fra il 9 e il 10 maggio abbia fatto una risonanza magnetica, che sostanzialmente ebbe esito negativo. Secondo la parte civile era un patetico tentativo da parte di Stroppiana di provare che quel mal di schiena fosse reale, grave, al punto da impedirgli qualsiasi movimento. Andrei anche a consulto da una sua amica gastroenterologa, riferendole di questi dolori alla schiena dovuti all'aver spostato mobili dalla casa di montagna alla casa in città. Sempre secondo accuse e parte civile per costruirsi un alibi in grado di provare che non era in grado di muoversi, anche se tutti in realtà in quei giorni lo vedranno camminare normalmente, come sempre. Strano, no? Anche sulla famosa telefonata del 6 maggio la parte civile avrà una sua teoria. Stroppiana il 7 giugno 1996 dirà di essersi sentito con Marina per ben 3 volte, successivamente alla cena. La prima telefonata, dirà, è del 3 maggio, dove i due conversarono sui francobolli di Marina che l'uomo avrebbe dovuto valutare. Richiamò la donna il 4 maggio per fissare l'appuntamento del mercoledì successivo, cioè quello dell'8 maggio. E infine richiamò il 6 maggio per disdire l'appuntamento. Noi invece sappiamo bene che non fu così e che fra i due intercorsero numerose chiamate ad aprile e solo una a maggio. E in effetti di queste 3 telefonate di cui parla Stroppiana effettuate tra il 3 e il 6 maggio, solo quella del 6 maggio effettuata alle 9 di mattina vi sarà traccia nei tabulati. Ma questo Stroppiana non lo sa. Cioè non sa che il PM ha in mano dei tabulati che lo smentiscono. Non risulteranno infatti chiamate in entrata verso l'utenza di Marina né il 3 né il 4 maggio. A che conclusione arriva l'accusa e la parte civile? Che durante quella telefonata del 6 maggio in realtà i due concordarono per la prima volta l'appuntamento per il mercoledì sera, e cioè la sera dell'8 maggio. E in effetti non si riusciva a capire in che modo i due si fossero messi d'accordo per vedersi prima di quel 6 maggio, giacché l'ultima chiamata intercorsa risaliva al 22 aprile. Si può concordare un appuntamento con così largo anticipo?
Inoltre, se è vero che Stroppiana ha disdetto l'appuntamento il 6 maggio, non si capisce perché il 7 maggio Marina abbia spostato l'appuntamento con l'amico per parlare del viaggio a giovedì sera. Se tanto mi dà tanto, questo significa che l'appuntamento con Stroppiana era stato più che confermato. Tanto più che in casa non vi era traccia di quei famosi francobolli. Segno che Marina li aveva portati con sé per farglieli visionare. Stroppiana però, durante la lettura del suo memoriale in aula, perché non si è fatto interrogare, per la prima volta dirà che quelle due telefonate di cui non vi era traccia nei tabulati erano partite da una cabina telefonica. E non verso l'utenza casalinga di Marina, bensì verso il suo studio all'USL. L'uomo dirà anche di non averlo mai riferito perché nessuno gliel'aveva mai chiesto. Pensate un po'. Secondo l'interpretazione di accusa e parte civile, Stroppiana, per correre ai ripari rispetto a quei tabulati che lo smentivano, nella consapevolezza di non aver mai chiamato Marina prima del 6 maggio e dovendo per forza infilare due chiamate prima del 6 maggio, affermò che in realtà quelle chiamate erano state effettuate da una cabina telefonica, sapendo benissimo che le chiamate che partono dalle cabine non vengono registrate nei tabulati. Anche in questo caso, l'uomo potrebbe aver costruito una trama plausibile per allontanare da sé ogni sospetto. Ma come farà notare la parte civile, come avrebbe potuto Stroppiana chiamare allo studio di Marina quando nei verbali di interrogatorio del famoso 7 giugno l'uomo dirà di essere in possesso del solo numero di casa di Marina? È plausibile, come dirà, che abbia chiamato da una cabina telefonica il centralino dell'ospedale per farsi dare il numero della dimodica? Non era più semplice chiamare a casa negli orari in cui di certo Marina sarebbe stata rintracciabile? In ogni caso, non esistono i tabulati che registrano le chiamate al centralino, per cui questa telefonata non può essere né smentita né confermata. E infine, parliamo dell'alibi fornito da Stroppiana, anche questo molto interessante. L'uomo, nel famoso verbale di interrogatorio del 7 giugno, sempre quello, dirà che la sera dell'8 maggio era rimasto a casa fino alle 19:30, ora in cui era uscito per raggiungere l'abitazione di Beatrice, la sua compagna. Dopo cena dirà di essere rincasato fra le ore 21 e le ore 22 e di essere andato subito a letto. La compagna Beatrice in effetti conferma la circostanza, dirà infatti che l'uomo si era trattenuto giusto al tempo della cena, 2 ore circa. Quella sera con loro vi era anche la figlia 14enne di Beatrice, la quale ricorda bene quella sera perché era il compleanno della migliore amica. Succede un fatto strano però. Una settimana dopo quella cena, Beatrice raggiunge la figlia e le chiede di ricordare cosa avessero fatto la sera dell'8 maggio. Ma perché Beatrice fa una tale richiesta alla figlia 14enne? Vuole accertarsi dei suoi ricordi o vuole instillarle dei falsi ricordi, come ad esempio il fatto che Stroppiana fosse stata a cena a casa loro? Secondo i tabulati, la figlia di Beatrice fa una telefonata all'amica del cuore con cui conversa per 7 minuti fino alle 21:34. La ragazza sostiene che dopo quella telefonata a cui era seguita una lite con la madre, Stroppiana fosse lì. Sempre dai tabulati risulta però che alle 21:57 all'utenza di Beatrice arriva una chiamata da parte di Stroppiana da un numero cellulare. Tale cellulare, verrà confermato, aggancerà la cella della zona dove viveva Stroppiana in via Mercantili. Come fa Stroppiana, si domanda la parte civile, a chiamare Beatrice da casa sua quando secondo la figlia della donna Stroppiana sarà in casa con loro fino alle 21:45? Considerando che le due abitazioni erano distanti alcuni chilometri, l'uomo deve essersi letteralmente scapitollato fino a casa per essere alle 21:57 a casa e aver chiamato la compagna, suggerendo quindi l'ipotesi che in realtà Stroppiana in casa di Beatrice non ci fosse mai stato e che la sua presenza in casa fosse stata opportunamente concordata per costruirsi un alibi plausibile. La difesa però opporrà che a quell'ora la strada era solitamente libera e che in quelle condizioni di viabilità Stroppiana non ci avrebbe messo più di 8 minuti per raggiungere la sua abitazione in via Mercantili. Ma colpo di scena, una delle colleghe di Stroppiana alla Bolaffi, proprio durante una deposizione mossa a pietà dagli appelli accorati dei familiari di Marina, farà crollare tutte le basi difensive costruite a fatica dai legali di Stroppiana. E cosa dichiara questa collega? La donna dichiara di aver ricevuto una soffiata da un'altra collega che a sua volta davanti alla macchinetta del caffè aveva per caso captato una frase di Beatrice che confessava dei colleghi che lei la sera dell'8 maggio era sì in casa, ma senza Stroppiana.
Quindi l'alibi fornito da Stroppiana sarebbe stato falso. E non solo, Beatrice Della Croce si sarebbe anche macchiata di un reato, quello di falsa testimonianza. Però caduto in prescrizione, quindi per questo reato non è mai stata giudicata. Ma ciò significa anche che in ditta, alla Bolaffi, tutti sapevano che quell'alibi era fasullo e solo grazie alla sollecitudine di una dipendente si era arrivati a questa sconcertante verità. Ne viene fuori il ritratto di una micro società borghese provinciale dedita al pettegolezzo e che coltivava rapporti vuoti e finalizzati a una mera scalata sociale. E Stroppiana di questo modo di intendere i rapporti sociali ne aveva fatto un vero e proprio modello di vita. Quello di Stroppiana è un processo assolutamente indiziario. Nessuna prova, nessun corpo, nessun movente davvero plausibile. Eppure il dato certo è che quella sera Marina abbia visto Stroppiana. Ce lo dice l'agenda di Marina, ce lo dice quella chiamata del 6 maggio, ce lo dice quell'appuntamento con l'amico spostato al giovedì, ce lo dice la mancanza dei francobolli. Certo, potrebbe anche essere che dopo la cena, mentre rincasava, Marina sia stata aggredita da qualche balordo, ma perché il suo corpo non si trova allora? Può darsi che si sia allontanata, ma non aveva tanti soldi con sé. La sua auto si trovava a Torino, forse si era suicidata. O forse quella sera l'ultima persona che la vide, e cioè Stroppiana, le fece del male fino a ucciderla. Stroppiana aveva mentito, forse per scagionarsi o forse per non essere coinvolto, ma questo suo catastrofico errore lo porterà alla sbarra con l'accusa di omicidio volontario. Durante tutte le udienze Stroppiana non lascerà trapelare alcuna emozione, stampandosi per quasi l'intero processo un sorriso sardonico o un'impassibilità da mummia egizia. Solo durante le requisitorie di accusa e parte civile, Stroppiana ha mostrato segni di nervosismo. Si è rifiutato di essere interrogato, dapprima avvalendosi della facoltà di non rispondere, poi, quando udienza dopo udienza la sua fragile difesa perdeva pezzi, preferì la strada del memoriale letto in aula con voce monocorde. Un memoriale costruito ad hoc per smontare uno per uno tutti i tasselli che l'accusa aveva costruito. Ma finendo, ahimè, con il rendere questa testimonianza fallace e soprattutto sapientemente messa insieme al fine di restituire un'immagine di uomo integerrimo, rispettabile e che mente per non avere fastidi con la fidanzata. Un vero e proprio boomerang per Stroppiana. Il requisitore, il PM, dirà: signori giurati, guardatelo, è una maschera di falsità. Processi come questo ne capitano uno ogni 100 anni. L'uomo che vedete, come hanno raccontato diverse sue amanti, ha abitudini sessuali rischiose, predilige stringere il loro collo dopo averle ammanettate. Dovete assicurarlo alla giustizia e non assolverlo. Il 30 gennaio 2006 la tesi di accusa e difesa venne alla fine accolta anche dai giudici chiamati a giudicare Stroppiana, che lo condannano a 21 anni di reclusione in primo grado, accogliendo la tesi dell'omicidio volontario. In secondo grado, alla lettura della sentenza che lo ha condannato a una pena minore, 16 anni, per omicidio preterintenzionale, ha riso quasi non riuscendo a trattenersi. Colpo di scena, nel 2009 la Cassazione annulla la sentenza di appello, si va all'appello bis, che però rispetto al processo annullato ne abbassa la pena, 14 anni per omicidio preterintenzionale, in quanto si è ritenuto plausibile che Marina sia morta in seguito a un rapporto estremo che ne ha causato la morte. Cioè, esiste il dolo, Stroppiana ne ha probabilmente messo le mani al collo, cosciente di poterle fare del male, ma non l'intenzionalità delittuosa. Ecco perché non si può parlare di omicidio colposo né di omicidio volontario, come proposto dalla parte civile. Tale sentenza fu successivamente confermata in Cassazione. Le porte del carcere si apriranno per il filatelico il 14 aprile del 2011, ben 7 anni dopo il primo processo, ma soprattutto dopo ben 15 anni dalla scomparsa di Marina di Modica, i cui familiari mai hanno cessato di cercarne il corpo. Nel frattempo, nel 2014, Giacomo di Modica si è spento senza aver ritrovato la dorata figlia. Stroppiana uscirà dal carcere nel 2019 grazie al decreto svuota carceri. Dirà: voglio essere lasciato in pace. Eppure in tanti adesso gli chiedono di dire dove ha messo il corpo di Marina, di dare finalmente una degna sepoltura a una giovane donna la cui vita è stata spezzata improvvisamente. Come avrebbe desiderato l'adorato padre di Marina, vogliamo un posto dove portarle un fiore.
Un estremo atto di pietà verso una famiglia distrutta da una tragedia insensata. Stroppiana, che mai ha confessato, è ormai un 64enne dall'area di messa e non credo che abbia la minima intenzione di concedere a Marco di Modica il sollievo di sapere Marina al sicuro accanto al padre e alla madre. Stroppiana non smette i suoi panni di uomo cinico e opportunista, come è stato ampiamente tratteggiato nei 3 gradi di giudizio. Possiamo solo augurarci che Marina non abbia sofferto troppo e che i suoi familiari, pur nella speranza di ritrovarla un giorno, possano trovare quella pace che la scomparsa di Marina ha cancellato dalle loro vite. E si conclude così il mio video. Ne approfitto per ringraziarvi una volta di più per la vicinanza che mi avete dimostrato in questi giorni davvero terribili. Come molti di voi sapranno, ho perso il mio papà e mai avrei pensato che gente che neanche mi conosce mi potesse dimostrare tutto questo affetto e tutta questa stima, e quindi io non posso fare altro che ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Ditemi, conoscevate questo caso? Che ne pensate? Stroppiana dava assolto o è stato condannato per punirlo in quanto rappresentante di una società vuota e borghese? È un teorema questo o davvero egli ha ucciso Marina di Modica? Fatemelo sapere nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!